Nella nostra attività istituzionale, la direttiva 2060, quella sulla qualità delle acque, è uno dei, diciamo, dei compiti principali che abbiamo nell'aggiornare quelle che sono le misure di contrasto. Per fare le misure di contrasto a certi fenomeni bisogna conoscerli. Quindi la plastica, insieme ad altri rifiuti, ma la plastica in maniera particolare svolge un ruolo, molto importante nella pressione entropica che viene esercitata, sui fiumi in generale, ma anche su un fiume come il Po. E poiché tanta di questa plastica poi ce la troviamo in mare, dove tra l'altro esiste una strategia marina a livello europeo che contrasta questo fenomeno, era necessario approfondire. Noi l'abbiamo fatto già nel 2018 lanciando un progetto che si chiamava Amare Po o Po Amare, se non mi ricordo. E da quello siamo partiti per impostare, il MAP, che è il progetto che oggi è stato presentato qui a Ferrara, e da queste risultanze partiremo tramite questo decreto, tramite questi fondi messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente, il cosiddetto decreto Salvamare, per approfondire i sistemi di monitoraggio e soprattutto anche provare a mettere in relazione il ciclo di rifiuti integrato che si svolge all'interno del bacino, anche con la quantità di rifiuti che si trovano poi nel fiume. Dai tanti operatori e osservatori che sono sul fiume Po, spesso queste segnalazioni vengono fatte, quindi il fatto che poi tanto materiale plastico si in un qualche modo stabilizzi negli argini, nel delta soprattutto, in mezzo alla vegetazione che permane lì ormai da tantissimo tempo, degradando poi progressivamente e quindi alla fine vanno a finire nel fiume delle dimensioni che sono anche dimensioni che poi nel tempo possono causare anche più problemi rispetto alle macro, ecco. Noi ormai dal 2018 abbiamo cominciato a occuparci di plastica perché uno degli elementi di qualità che influenza appunto lo stato del nostro fiume, ma soprattutto per cercare di dare un contributo a quelle informazioni che esistono nella letteratura scientifica egregia, dove si riportava che le plastiche nel mare Adriatico fossero strettamente condizionate alle plastiche trasportate dal fiume Po. Abbiamo quindi voluto capire quanta plastica macro e micro venisse portata al mare Adriatico attraverso il fiume Po. Quindi abbiamo iniziato questi progetti partendo dalla macroplastica. Oggi abbiamo presentato i risultati del progetto MAP, che ha avuto proprio lo scopo di quantificare le plastiche nel fiume Po, ma soprattutto di capire come si muovono dalla sorgente al mare Adriatico. Insieme a questo progetto stiamo portando avanti anche il tema delle microplastiche, quindi abbiamo anche un progetto proprio dedicato anche alle micro, per avere quella fotografia sulle macro e sulle micro che ci consentiranno poi di aggiornare il quadro conoscitivo che stiamo appunto riesaminando in funzione del futuro processo di aggiornamento del piano gestione acque che guida le nostre attività in attuazione della direttiva europea delle acque. Esiti diversi perché il progetto aveva un obiettivo di ricostruire un quadro conoscitivo approfondito su aspetti differenti. Quindi noi abbiamo applicato un protocollo scientifico di osservazione visuale per provare a capire quanti oggetti ora passano. L'abbiamo fatto in 5 stazioni, da monte verso valle, anche per capire quali sono i contributi dei diversi settori del Po. Qui sono emersi alcuni risultati interessanti. Innanzitutto, la maggior parte dei rifiuti galleggianti che passano sono plastiche o polimeri artificiali, diciamo, di plastica, e la maggior parte ha una dimensione molto piccola o molto piccola, quindi al di sotto dei 10 centimetri, con una stagionalità che vede la prevalenza in autunno-inverno. Questo è un dato coerente con quanto è emerso anche in altri bacini fluviali europei: maggiore portata determina una maggiore movimentazione dei rifiuti. Una seconda attività molto interessante che abbiamo fatto è stata finalizzata a capire dove vanno i rifiuti quando entrano, i rifiuti di plastica quando entrano nel Po. Quindi abbiamo lanciato alcuni oggetti che simulano il movimento dei rifiuti di plastica con dentro un tracciatore, un GPS, abbiamo quindi ricostruito i percorsi preferenziali che fanno. Qui è stato molto interessante perché abbiamo visto che su 95
meno del 15% sono alla fine arrivati a mare. Questo che cosa significa? In 2 anni, diciamo, di osservazione, significa che quindi i rifiuti di plastica hanno dei tempi di stazionamento all'interno del fiume anche molto lunghi. Questo può essere messo in relazione col fatto che poi in acqua si vedono dei frammenti molto piccoli. Questi rifiuti galleggianti sono catturati dalla vegetazione, a volte si fermano anche molto molto a lungo. Noi abbiamo fatto delle osservazioni lungo le sponde, abbiamo trovato dei rifiuti di plastica che avevano delle date di scadenza, insomma, quindi erano anche vecchi di 20 anni. Quindi questo dà un'indicazione che probabilmente questi oggetti sono sottoposti appunto a dei processi di frammentazione. Questo non è confortante perché ovviamente significa che entrano le microplastiche in circolo negli ecosistemi, nelle catene trofiche, e quindi possono essere potenzialmente pericolosi anche per gli uomini. E abbiamo visto anche quali sono oggi, con la situazione, con l'assetto attuale geomorfologico del fiume, le aree in cui stazionano più a lungo. Questa è un'indicazione utile per l'autorità di distretto per mettere in campo delle strategie di mitigazione e di prevenzione per il futuro. Ultima attività, interpretazione con le immagini satellitari. Cioè abbiamo visto, attraverso le immagini satellitari è possibile osservare i grandi accumuli di plastica, se ci sono dei grandi accumuli di plastica. È una sperimentazione che non è mai stata fatta in un fiume, è stata fatta in mare, ma mai nelle acque interne. È venuto fuori che effettivamente si possono osservare, e anche questo, diciamo, è un'indicazione utile, perché attraverso le immagini gratuite rese disponibili al satellite Sentinel, l'autorità di distretto può controllare la presenza e l'eventuale movimento di grandi zattere galleggianti che sono generalmente di plastica e vegetazione, quindi un'indicazione utile dal punto di vista del disinquinamento e anche della sicurezza idraulica.